Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che spettacolo incredibile qui all'Estadio Pregal, uno degli stadi più importanti del Portogallo. Scelta tattica precisa da parte del mister, sarà 4-3-3. È un sistema di gioco che si rivela particolarmente efficace perché permette di coprire il campo in maniera ideale. Ma il vero punto di riferimento in fase di costruzione resta l'uomo in mezzo al centrocampo. Sarà determinante per dettare i tempi di gioco alla squadra e i ritmi della gara. In un certo senso passa tutto per i suoi piedi. E dunque, calcio d'inizio. Marusic. Lungo passaggio in avanti. Pericolo sventato almeno per ora. Grande movimento nello spazio. Ottimo dribbling. È in posizione per il cross. Milinkovic-Savic. Passaggio sulla destra. La butta dentro. Vediamo se crossa. Riceve in ottima posizione. Pallone dentro. Milinkovic-Savic. Prova ad andare. Spazza via senza fronzoli. Lotta, ma perde l'equilibrio. Cerca lo spunto. Può provare. Questo errore potrebbe essergli fatale. C'è il cross. Poteva essere un gran pallone, peccato che sono in centimetri. Pallone lungo, in verticale. Pedro! Lo toglie dalla porta! Ha messo la prova al portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Si fa trovare pronto, allontana il pallone. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Vuole la profondità. Orsolini si allunga per arrivare al pallone. Marusic. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Spostano il baricentro sull'altra fascia. Riceve la palla. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Zaccagni raccoglie un passaggio dalle retrovie. C'è il colpo di testa! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare.
Marusic. Scodella in avanti. Alza la palla in profondità verso un compagno. Zaccagni riceve in posizione. La Lazio a calcio di punizione. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Marusic. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Prova ad andare via con eleganza. Prova a verticalizzare. Milinkovic-Savic. Marusic. Non poteva fare molto altro. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita. E si ricomincia a giocare. La Lazio ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Patrick. Lazzari. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E trova il compagno. La gioca sulla destra. Lazzari ha spazio per affondare. Può crossare. Pedro. Cross di Pedro. Recuperano il possesso del pallone. Ottiene un buon calcio di punizione. Il portiere la calcia lontano. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. Il gioco duro non è più tanto tollerato nel calcio di oggi, ma alcuni difensori sono molto bravi ad avvicinarsi al limite senza superarlo. Spinta della difesa. Zaccagni raccoglie un passaggio dalla retroguardia. Va via di forza. La gioca a sinistra. Crossa il pallone a centro area. E a tempo allontana senza problemi. Allunga in verticale. Bell'anticipo, pericolo sventato. Marusic. Ottimo scambio. Nota una certa densità in mezzo all'area di rigore. Proprio così, Fabio. Credo vogliano limitare i danni sui traversoni e lanci lunghi, facendo massa al centro. Per la serie la sicurezza non è mai troppa.
alla peggio nello scontro di forza. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Marusic. Zero a zero, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. L'appoggio sulla fascia. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Barrow. Hai visto Fabio, i loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno. E perde il duello fisico con l'avversario. Prova a giocarla in profondità. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Provano a ripartire da dietro. Patrick. Mancano solo 10 minuti. A sinistra con il passaggio. La palla entra in aria. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. La gioca a sinistra. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Cerca l'uomo là davanti. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. E adesso devono inventarsi qualcosa. Potrebbe anche essere l'ultima occasione. Pedro. Lazzari. Pedro. Cross di Pedro. Tocca con la testa. Buona conclusione, fuori di poco e finisce qui. Nessuna squadra è riuscita a far gol. Alla fine è prevalsa la paura di perdere. Parità dopo i primi 90 minuti, siamo arrivati a supplementare adesso e qui... E comincia il primo tempo supplementare, siamo allo stallo assoluto, parità perfetta tra le due squadre, vedremo chi avrà la meglio. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Può metterla in mezzo. Milinkovic-Savic. Mostrano un buon controllo del gioco. Bella apertura. La Lazio ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. C'è la palla lunga in avanti. Scatta verso il pallone. Gran colpo. Il portiere si mette del suo per evitare il gol. Sceglie il lancio lungo. Orsolini si fa vedere per ricevere. Ecco l'occasione per fare diverso. C'è il fischio dell'arbitro. Si chiude dunque qui la prima frazione dei supplementari. La partita ci sta tenendo col... 15 minuti di speranza e sofferenza. Comincia il secondo tempo supplementare. Nessuna delle due squadre ha trovato la via del gol. Vedremo se sarà così anche nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Nuove energie dalla panchina. Vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro
scacchiere. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Soriano. Orsolini. Tentativo di allungare il gioco. È ben posizionato e spazia via la palla. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Libera tempestivamente. Luis Alberto. La Lazio è alla disperata ricerca di un varco per rompere l'equilibrio. Ha la possibilità di andare verso la porta. La Lazio sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Palla in avanti verso il compagno. Prova la giocata di misura. Vediamo se può capitalizzare. E sarà dunque calcio d'angolo. Tutte e due le squadre hanno lottato per il campo. C'è un doppio cambio. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. Ecco che parte il cross. Buona lettura difensiva, il cross è stato respinto. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Ed ecco il fischio dell'arbitro. La partita si è mantenuta in equilibrio. Adesso decideranno i calci di rigore. In questi supplementari meritavano di più, basta guardare le statistiche. Ma le statistiche, come le vittorie morali, servono a ben poco dopo il fischio finale. Ed è qui, dal dischetto, che si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, dove il calcio non è solo tecnica, ma è concentrazione, calma, freddezza, esperienza. Vediamo chi ne ha di più. Felipe Anderson si prende la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Orsolini sarà il prossimo a tirare. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Va uno specialista, ma in queste situazioni più che la tecnica conta la testa. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Splendida parata. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Grande parata. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Momento di Savic. Sarà il quarto rigorista della sua squadra. Stupenda parata del portiere. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Salvataggio del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. L'ultimo dei cinque rigoristi si prepara a calciare. Palla da una parte, portiere dall'altra. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La parata che decide il match. Grande dimostrazione di forza, di freddezza, di mentalità. Hanno mantenuto i nervi saldi fino alla fine. E poi è arrivato il trionfo. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio. E questa squadra di...